Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi vedremo insieme come andare a creare un filtro per Instagram. Come sempre, prima di cominciare, vi chiedo di iscrivervi al mio canale per altri video interessanti sul mondo della tecnologia. Più avanti in questo video vedremo passo passo tutti gli step che sono necessari per la realizzazione di un filtro per Instagram. Prima di cominciare però, vediamo quali sono gli strumenti necessari. Come prima cosa ci serve un computer. Windows o Mac non fa differenza. Come seconda cosa ci serve Spark AR, che è un software gratuito creato dagli sviluppatori di Facebook. Come terza cosa ci serve un programma di photo editing, ovvero Photoshop, GIMP oppure alternative simili. L'importante è poter esportare una foto in PNG con sfondo trasparente. Il procedimento è piuttosto lineare. Come prima cosa dobbiamo creare con Spark AR una maschera che sia in grado di tracciare i movimenti del nostro viso. Andremo poi ad applicare a questa maschera un solido, a cui andremo poi dopo a sovrapporre una texture, che non sarà altro che la nostra immagine PNG. Se siamo molto veloci nella realizzazione di questa immagine PNG, che conterrà essenzialmente un logo oppure un disegno che sarà poi applicato al volto, tutto il processo di realizzazione di questo filtro può essere completato nel giro di circa 3 o 4 minuti. Una volta completato il filtro, potremo poi provarlo direttamente nella nostra applicazione di Instagram. Potremo utilizzarlo da subito per realizzare storie e ovviamente poi pubblicarle. Non potremo però condividerlo e farlo provare ai nostri amici, perché deve essere prima rivisto e approvato dal team di Facebook. Ad oggi, aprile 2020, tutte le revisioni dei filtri sono state sospese a causa coronavirus. I filtri potranno quindi essere inviati per la revisione, ma non saranno rivisti sicuramente in tempi brevi. Se stai guardando questo video nel futuro, non dovresti avere problemi. Direi dunque che è arrivato il momento di passare al computer per il tutorial completo. Iniziamo! Eccoci qua, come prima cosa dobbiamo andare a scaricare il software che ci servirà per andare a creare i filtri. Questo software si chiama Spark AR. Andiamo dunque su Google e cerchiamo Spark AR. Andiamo su Download, quindi il secondo risultato di Google, e premiamo su Download. Attendiamo il termine, premiamo poi sul file che abbiamo appena scaricato. Installare dunque questa applicazione è semplicissimo, basta trascinarla nella cartella delle applicazioni. Abbiamo installato il software, adesso andiamo ad attivarlo. Andiamo nel Launchpad e apriamo Spark AR Studio, che è in questo caso l'ultima applicazione che ho installato. Dunque a questo punto andiamo su Blank Project e andiamo a creare il nostro filtro. Mettiamo a tutto schermo l'applicazione e iniziamo subito. Questo tutorial durerà circa 5-6 minuti. Voi però, una volta che avrete imparato a fare questo effetto da soli, riuscirete a farlo nella metà del tempo. Quando creiamo un nuovo progetto, abbiamo di default questo volto che si sposta su, giù, destra, sinistra e fa diverse espressioni con la faccia, in modo tale da farci testare come viene poi dopo il nostro filtro direttamente da questa anteprima. È possibile andare a utilizzare altri volti, magari persone con una carnagione diversa, per andare a vedere effettivamente come il nostro filtro si comporta in tutte queste diverse situazioni. Li trovate andando sul simbolo della telecamera in alto a sinistra. A questo punto una domanda sorge spontanea. Possiamo utilizzare la nostra webcam per una preview live? Assolutamente sì. Qua abbiamo i volti preimpostati, ma sopra abbiamo la possibilità di accedere alla nostra webcam. Io in questo caso ne ho due, una del MacBook e una esterna. Vado a selezionare quella che è sopra il mio monitor esterno e come vedete ecco il mio volto. Questa webcam non è un granché, ma per andare a provare questi filtri può comunque andare bene. Siccome il nostro filtro sarà applicato al mio volto, dobbiamo andare a creare una maschera per il viso. Dunque, qua nella sezione di sinistra premiamo su Add Object. A questo punto premiamo su Face Mask. Premiamo poi su Insert. Come vedete la mia faccia viene tracciata, anche se questa webcam fa davvero schifo. Funziona comunque per il nostro scopo. Come vedete mi segue anche se mi giro verso destra e verso sinistra. Ora che la nostra faccia è tracciata, dobbiamo andare ad aggiungere un materiale, dunque qualcosa da sovrapporre alla nostra maschera. Nella sezione di destra abbiamo la scritta Materials. Premiamo su più e selezioniamo Material 0. Ora la mia faccia è inquietante, ma sopportatemi per quei pochi secondi che dovrete vederla. Dobbiamo adesso andare a creare l'immagine da sovrapporre a questo materiale. Dunque andiamo su Help, andiamo su Download Face Assets e ci verrà aperta una pagina in Chrome. A che cosa ci serve questa pagina? Questa pagina ci serve per questo link di download. Dunque premiamo su Face Reference Asset e ci verrà scaricato un file zip. Andiamo ad estrarlo ed entriamo nella cartella. Andiamo nella sezione Texture e qua dentro, come vedete, abbiamo delle immagini.
un volto femminile e un volto maschile, che ci serviranno per andare a sovrapporre il nostro logo o la nostra grafica sul volto utilizzando un tool come Photoshop o GIMP, e dopodiché potremo andare ad esportare questa immagine ed importarla in RStudio. Dunque proseguiamo, prendiamo la nostra immagine e trasciniamola in Photoshop. Eccola qui, è abbastanza inquietante, ma cerchiamo di sopravvivere per il tempo necessario. A questo punto vado a prendere un logo, ad esempio quello di YouTube. Andiamo a prendere questa immagine ed andiamo ad aprirla anche questa con Photoshop. Copio il mio logo e lo incollo su questo volto. Vado a ridimensionarlo e lo piazzo qua sulla fronte. Premo a questo punto su invio. Mi raccomando, non uniamo mai i livelli perché poi l'immagine di sfondo dobbiamo andare a nasconderla. Prendo adesso il pennello, lo faccio rosso e siccome ho poca inventiva farò due frecce, una a destra e una a sinistra. A questo punto tolgo la visualizzazione del volto sotto e vado a esportare queste immagini come PNG. File, esporta, esportazione rapida come PNG e lo chiamo filtrone e lo metto sulla scrivania. Voi ovviamente potete fare quello che volete e magari metterci un attimino più di impegno. Torniamo quindi su RStudio e come vedete c'è ancora la mia inquietantissima maschera bianca. Qua in basso a sinistra, dove c'è scritto Material 0, andiamo a premerci. Come vedete cambierà il menu di destra, abbiamo un sacco di controlli che possiamo andare a customizzare. Premiamo su Texture, qua dove ci sono i pallini bianchi, e premiamo su New Texture. Sul desktop abbiamo il mio filtrone.png. Vado a selezionarlo, premo su Open e tac, ecco che abbiamo il nostro filtro applicato alla mia faccia. Abbiamo già quasi finito, come vedete il nostro filtro funziona alla perfezione. È però davvero poco naturale, abbiamo infatti qua in basso a destra la possibilità di diminuirne l'opacità. Tipicamente per qualcosa che si applica sul volto io andrei a inserire qualcosa come 80%. Anche di meno, ovviamente dipende dalla vostra grafica e quindi valutate voi spostando questo slider avanti e indietro e valutando poi il risultato finale. Se vogliamo adesso condividere il nostro filtro con il mondo, dobbiamo mandarlo in approvazione al team di Facebook che si occuperà di guardarlo ed eventualmente di approvarlo. Se siamo impazienti e comunque vogliamo utilizzarlo da subito sulla nostra applicazione di Instagram, possiamo farlo, dunque spostiamoci qua in basso a sinistra. Come vedete abbiamo il simbolo del device. Premiamo su Test on Device, premiamo su Send to App e premiamo adesso su Instagram Camera. Premiamo su Send, ci metterà un attimo perché deve caricare il filtro su Spark Hub. Quando sarà completato il caricamento arriverà una notifica sul nostro device. Basterà sbloccarlo, premere su Continua e potremo utilizzare direttamente il nostro filtro per fare video, foto e pubblicarle poi dopo direttamente nelle nostre storie. Se il filtro però ancora non è stato approvato, le altre persone non potranno poi utilizzarlo. Possiamo però mandarlo in modo diretto ad alcuni nostri amici, fino a un massimo di 200. Qua in basso a sinistra abbiamo Test Link. Premiamo sulla frecciolina e premiamo su Copy Link. Con questo link possiamo mandare ai nostri amici questo filtro che potranno poi utilizzarlo tranquillamente. In genere per passare questo link sul telefono lo copio nelle note e sfrutto l'integrazione di iCloud. Apriamo quindi il link che l'applicazione Spark AR ci ha generato. Io l'ho copiato sulle note, sul mio computer, in modo tale da poterlo aprire poi dopo dalle note dell'iPhone, visto che comunque sono sincronizzate con iCloud. Vado a premere sul link, automaticamente verrà aperta l'applicazione di Instagram e ci chiede se vogliamo aggiungere o meno questo effetto. Premiamo su Continua e questo effetto verrà aggiunto. Questo è un effetto che ho fatto di prova prima di realizzare il video. Come vedete possiamo andare a fare una foto, foto fantastica, oppure possiamo andare a registrare un video. A questo punto possiamo andare ad applicare i soliti effetti, possiamo andarlo a salvare, aggiungere un disegno, fare quello che vogliamo e poi possiamo pubblicarlo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri video come questo e molto altro. Prima di concludere però vi voglio parlare di offertepertutti.it, un sito che vi permette di risparmiare acquistando su Amazon. Come funziona? È davvero semplice, basta copiare il link del prodotto che ci interessa all'interno del sito offertepertutti.it. Dopodiché premiamo su Cerca ora e ci verrà aperta una nuova scheda con tutte le migliori offerte di Amazon applicate al prodotto che abbiamo cercato. Selezioniamo quindi l'offerta che ci attira di più e risparmiamo qualcosa. Se acquisterete a partire da questa pagina aiuterete il canale a crescere. Proprio per questo vi chiedo di salvare il link nei preferiti e di utilizzarlo ogni volta che vorrete risparmiare qualcosa. Insieme al link al sito di offertepertutti.it, nella descrizione del video troverete anche tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram e Instagram. Vi chiedo di prestare particolare attenzione al canale di Telegram, perché è il canale con il quale io comunico con i miei iscritti.
In questo canale pubblico tutti i progetti a cui sto lavorando, delle anteprime e gli orari di uscita dei prossimi video. Dunque seguitemi su Telegram. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!